Non tutte le domeniche si possono segnare 7 gol, ma la Fiorentina ha mostrato per larghi brani della partita il passo della grande squadra, con le sue belle giocate e il suo modo anguillesco di sfuggire alla presa dell'avversario. Staremo perennemente qui a chiederci se con Bianchi e Sammer in campo le cose sarebbero andate in maniera diversa. Con Desideri che per l'AFA ha lasciato la maglietta negli spogliatoi e con Paganin è finita tutto sommato bene per l'Inter. E resteremo qui vanamente a domandarci se Bagnoli, che con Radice è uno dei Napoleoni della panchina, volendo spazi per lanciare i suoi in contropiede, non abbia finito per cedere agli allievi del suo amabile nemico ettari di terreno da seminare di brividi, affidati alle scorribande dei Batistuta, dei Baiano e dei Laudrup. I mandanti delle incursioni? Un po' tutti, a cominciare dal diabolico Effenberg. Nella Fiorentina, se si eccettuano i due centrali della difesa, tutti sono attaccanti e tutti difensori, e l'avversario non ha punti di riferimento. L'Inter, in realtà un po' infastidita, ha però sfoggiato grinta ed impegno, sbagliando l'occasione per ribaltare la situazione con Sosa. E nel primo tempo si è andati avanti con tante schermaglie tattiche e con Zenga che ha tentato a un certo punto la giocata della vita per festeggiare le nozze di domani. Auguri. Lei non può più giocare, ricorda Pairetto ad Antonioni, ma Batistuta, anche senza l'assist dalla panchina, riesce a fare uno sgradito cadeau a Zenga dopo la botta di Di Mauro. Tele più uno, urla Cecchi Gori in tribuna. La partita sembra prendere una piega definitiva. Ecco, a questo punto pochi avrebbero scommesso una lira svalutata sull'Inter, tanto più che Shalimov, solitamente punto forte del centrocampo, era sembrato un po' sottotono e gli altri avevano trovato difficoltà a inserirsi, compreso Sosa. Alcuni massaggi alle caviglie hanno indotto l'Inter a una reazione virile e dopo un miracolo di Mannini sul predestinato Battistini, proprio Shalimov ha imbastito un rapido dialogo russo-siciliano con Schillaci. Fra uno spassiba e un baciamo le mani è arrivato il pareggio del principe Igor. Luppi si è fatto cacciare, delitto e castigo. Poi Dostoevskij Pairetto non ha voluto infierire con un rigore. In 10 comunque i Viola si sono permessi di beffare ancora alla grande un Inter che non ha saputo apprezzare il pareggio faticosamente agguantato usando prudenza. E Zenga, che aveva escluso i gol dalla lista di nozze, c'era rimasto male, sul tele più 2-1. Insomma, il finale è stato molto animato, l'Inter ha tirato fuori dalla bisaccia tutto l'orgoglio, ma si è sbilanciata troppo in avanti rischiando il KO del driblomane, Laudrup. E quando Battistini ha vanificato il raddoppio di Batistuta, gli interisti finalmente hanno apprezzato il pareggio ottenuto contro il 7 volante di Radice, che sicuramente dirà parole importanti in questo campionato. Gigi Radice forse se la sentiva in tasca già la vittoria a un certo punto. Devo dirti la verità, sì. Dobbiamo aspettare che questa squadra sappia anche essere così in continuità, il che non sarà facile. Le ambizioni di Batistuta? Vorrei segnare, non so, 34, una partita, però non è possibile. Bagnoli. Siamo stati bravi a recuperare due volte, malgrado non eravamo forse anche a noi in una giornata non tanto felice. Comunque baci, abbracci e alla prossima volta.